Allora, giovani amici di Facebook, torniamo oggi con una puntata di Incauto Unboxing. Vi farò spendere soldi anche oggi, chiaramente. Parliamo di Power Bank. È un po' che non ne parliamo, vi ne ho mostrati tanti nel corso di questi video e altri miei articoli. Sapete che sono una mia ossessione e ne esistono di tante e diverse forme, e diverse dimensioni, e diverse capacità, e diversi output e compagnia bella. Vi ho sempre parlato soprattutto di quelli più piccoli, no? Che sono molto comodi perché possono essere utilizzati mentre si continua a utilizzare appunto il telefono, quindi rimangono diciamo appesi o comunque appoggiati vicino al telefono e vi consentono di continuare a utilizzare il telefono anche mentre lo state ricaricando, magari seduti comodamente sul divano, eccetera. Chiaramente quando sono così piccoli hanno una capacità molto limitata, ovvio. E questo quindi pregiudica, diciamo, le prestazioni e la capacità della batteria del vostro telefono, magari quando siete in viaggio o in vacanza. E visto il periodo, ho cercato un po' su Amazon invece dei power bank più capienti. Quindi diciamo attorno ai 10.000 mAh. Volevo però fare una cosa diversa perché in realtà io ho già dei power bank anche capienti da fino a 8.000, tipo questo qui di Easy Access, anche carino con il cavo che esce. Ho cercato questa volta qualcosa di più diverso, diverso soprattutto esteticamente, e ho trovato a un prezzo veramente ottimo questi nuovi power bank di Emie, che è una marca cinese, è un'azienda cinese che mette, diciamo, la creatività al primo posto. Addirittura il loro motto è Creative or Nothing, no? Per cui la creatività intesa come design particolare dei loro prodotti. Chiaramente questi prodotti sono dei più disparati, ma tra i vari c'è anche un power bank da 10.000 mAh che faceva proprio il caso mio. Ha un design particolare e soprattutto anche una grafica stampata sopra, diciamo, a questo design altrettanto particolare. Ho trovato questi power bank da 10.000 mAh su Amazon non so se in offerta o cosa, comunque hanno ancora lo stesso prezzo, a 18 euro, che è un prezzo direi ottimo. Tra l'altro vedevo che arrivano anche in un packaging molto bello. Essendo io indeciso poi su quale dei vari design comprare, li ho presi tutti, quindi semplicemente adesso oggi me ne sono arrivati solamente tra virgolette 3, ma li ho comprati praticamente tutti. Ne ho presi in tutto 4, tutti quelli disponibili. In realtà ce ne sono di più. Adesso li spacchetto tutti, ve li faccio vedere così in diretta. Mi diverto a distruggerli tutti quanti. Tra l'altro vedo che c'è anche stampato fuori qual è il design interno, per cui mi aiuterà. Ho preso sia quelli più, diciamo, particolari, sia quelli più. Infatti me ne è arrivato uno solo particolare e due invece a tinta unita, come vedete. Allora, in realtà qui adesso vedete ancora poco, ne tiro fuori uno subito. Come vi dicevo, tra l'altro vedo ora che hanno il packaging. No, sì, leggermente diverso. Sono da 8.000 questo e questo è da 10.000, che infatti sul sito avevo visto che diciamo ci sono due dimensioni di questo memo, si chiama il prodotto, la marca si chiama Emie e il prodotto si chiama Memo, è venduto sia in tagli da 8.000 che da 10.000. Li ho trovati entrambi, non si capisce mai bene su Amazon qual è dei due tagli, diciamo, quello che stai comprando. Comunque variano tra i 17 e i 20-22 euro, quindi un prezzo, diciamo, ottimo. Anche perché, come vi sto per far vedere, sono molto belli secondo me. Adesso vi faccio vedere il primo, che questo è da 10.000. Non ho capito se sono grandi uguali o no. È molto particolare, vedete che è stampato qui sulla superficie, ha un packaging tra l'altro buono, figo, sono ben curati, hanno la loro plastichina di protezione qui, vediamo se riesco ad aprire senza distruggerlo, sto per usare il coltello,
Come si fa? Sembra facile. Qui, trovato. Hanno un trattamento all'acqua su tutta la stampa e la superficie che rende diciamo il prodotto un po' setoso. Non so se avete tipo un po' il vecchio Kindle, quella superficie opaca e appunto quasi setosa. Hanno chiaramente un ingresso micro USB per ricaricare e una singola uscita USB per caricare diciamo fonti esterne, che è dichiarata da 2,1 mAh. Non so se lo leggete, ma è scritto qua. Il prodotto è praticamente spezzato in due parti, vedete, in questo modello qui una è grigia e l'altra è multicolore. E la particolarità di questi power bank è appunto che hanno design molto diversi tra loro e questa IMIE ha giocato molto sull'estetica soprattutto. Intanto diciamo il design è molto minimale per cui mi piace. Tra l'altro se ne prendete più di uno come me sono diciamo impilabili fa facilmente, è anche il motivo per cui mi sono autoconvinto a comprarne 4. L'altra particolarità. Intanto nota a sfavore che hanno una singola porta e non due USB, però vabbè, adesso non è un grossissimo problema. Altra particolarità è che di solito per fare funzionare i power bank, soprattutto quelli di dimensioni così elevate, diciamo così, attorno agli 8-10 mAh, bisogna premere un tasto di accensione, no? Cioè, bisogna accenderli e poi dopo loro cominciano a ricaricare. E in questo caso non c'è nessun tasto. Plug and play come dicono loro, e c'è un singolo LED che vi indica quanto è carico il power bank. Come si fa ad accendere il LED se non ci sono tasti? Come si fa a dire voglio sapere la carica? Si agita l'aggeggio. Adesso proverò subito, vediamo se è carico. Provo a agitare. Agita, agita. Eccolo, infatti, vedete che è blu. Non so se si vede. Allora, il verde vuol dire da 0 al 30% di carica, il blu dal 30 al 70 e il rosso dal 70 al 100. Una scelta particolare direi perché avrei preferito il rosso poca carica e il verde molta carica, in realtà è il contrario, però vabbè, e quindi serve diciamo a verificare la carica. In questo caso mi sta dicendo che è carico tra il 30 e il 70, un po' vago ma meglio di niente. Vi apro anche gli altri che mi sono arrivati oggi. Allora, ce n'è uno. Poi vediamo anche che altro c'è dentro la scatola. L'ho preso uno rosa e azzurro, è fantastico. E un altro invece in onore di Leg Nerd, questi sono da 8.000, vedo adesso mi sa che sono leggermente più sottili, esatto. Verificate bene quando li comprate, se li comprate, se è quello da 8 o 10.000 mAh, non è che cambi la vita da uno all'altro, però sono, vedete, sono, non lo vedete, ma questi sono, ma forse neanche un millimetro più sottili di questo che è da 10.000. Sono tutti belli impilabili, quindi molto comodi da tenere in borsa. Vedete qua, anche da vicino, eccone qua 3. Se notate, quello grigio da 10.000 è leggermente più sottile rispetto a quelli alla sua sinistra. A sinistra nello schermo uno verde e uno rosa, che sono invece da 8.000. Sono tinta unita, questi altri giocano tutti su, ci sono tantissime combinazioni di colori. Ho preso questa verde nera per ovvie ragioni di branding, ci metterò un adesivo Lega Nerd. Quest'altra è rosa e azzurra, ma ci sono tante altre combinazioni. Vedete qua sul lato è scritto la capacità 8.000 8.000. E invece questo da 10.000 ce l'ha riportata sul fondo qua. Vedete il retro è tinta unita senza scritte.
Anche questi da 8000 hanno lo stesso identico sistema, vedete questo si è acceso adesso, di shake to check lo chiamano, per cui adesso provo a agitarli tutti e tre insieme, vediamo, esatto, vedete? Uno blu e due rossi, quindi quelli rossi sono carichi tra il 70 e il 100, non è chiarissima sta cosa, io se vedo rossi in realtà penso che sia scarico, invece è il contrario. I cinesi proprio su queste cose qua non la capiscono bene, comunque vabbè. Ancora. Ecco qua, si vede, sì. E, allora, consigliati, quindi questi EMIE molto particolari, se cercate un design un po' più particolare per i vostri power bank, proprio di estetica, perché no? È secondo me importante anche quello. In più, se volete magari dei power bank come questi, che sono minimali e soprattutto proprio dei puri parallelepipedi, che sono facilmente impilabili e diciamo riponibili dentro alla borsa comodamente, grandi, praticamente identici sia quelli da 8000 che quelli da 10000. Quindi potete riporre in borsa e avete in questo caso 10 più 8 più 8, 26.000 mAh in una botta sola. Vediamo che altro c'è dentro la scatola. Dovrebbe esserci il cavo, immagino. La scatola, tra l'altro, come dicevo, è bella perché insomma è in cartone riciclato. Stiamo parlando sempre di un prodotto che ho pagato 17 euro spedito, per cui veramente pochissimo da 8000, invece quello da 10000 costa attorno ai 20 euro spedito, però insomma veramente pochissimi soldi. È imbottito sotto, c'è anche un cavo piatto, adesso vediamo poi questi power bank quanto emettono. C'è anche un cavo bianco in questo caso, sono bianchi in tutti secondo me, infatti è bianco anche qui. Io direi che il cavo è uguale a prescindere dal colore che comprate, ed è bianco anche qua. Sono questi cavetti qui, sono cavi piatti, buono diciamo l'estetica, marchiati con una stampa non eccezionale però presente, e lunghi diciamo saranno 30 cm, 40 cm. Vediamo quanto emettono, quanti ampere danno questi power bank, sia con il loro cavo che con un cavo un po' più decente. Allora, questo da 10.000 diciamo è carico blu, collego sta ricaricando, sì, allora, vediamo quanto sta ricaricando. Vediamo se riesco a farlo vedere ogni volta, questo è sempre molto difficile. Sta a 1,43 ampere, 1,43 ampere, lo vedete? Sì, direi di sì. Proviamo a cambiare cavo. Con questo cavo 1,20 peggiorato addirittura, quindi diciamo che il cavo in dotazione non è affatto male, 1,35, 39, 41, sì, si è fermato a 1,41 più o meno. Queste porte sono dichiarate da 2,1 ampere, per cui come vedete ogni volta che provo poi gli ampere effettivi sono sempre meno. Però non è male 1,43, provo a cambiare cavo un'altra volta, ne ho svariati, non è affatto male 1,43 in realtà, effettivi. E
vedete che anche questo sta a 1,43, quindi direi che 1,41, insomma, siamo lì. Provo anche al volo quello da 8000 mAh, che è leggermente diverso, ma immagino che dentro sia identico, se cambi semplicemente la capienza, infatti identico 1,43. Si ferma 1,4, 1,5, insomma, che è comunque buono in realtà, perché abbiamo visto per altri power bank che c'è chi si ferma a 0,9, 0,8, 1,1, eccetera. 1,43 in realtà è decente come prestazione. Quindi consigliati questi EMIE Memo, cercateli su Amazon o su eBay dove vi pare. Chiaramente metto il link qui sotto nella descrizione ad Amazon. Se usate quello mi fate un piacere, è ovvio, e vi ringrazio. Se cercate dei power bank un po' più particolari, più colorati, esteticamente sì, assolutamente particolari e godibili secondo me anche da un punto di vista estetico, ma anche molto capienti e perfettamente, diciamo, riponibili in quanto grandi, tutti uguali e con questa forma da parallelepipedo molto regolare, che è comoda in realtà in borsa perché si riesce appunto a, magari con anche, non so, un adesivo o qualcosa, a tenerli insieme. Quindi se ne volete comprare più di uno, questi sono l'ideale. E soprattutto, oltre al fatto di essere belli e comodi, soprattutto essendo un incauto acquisto, chiaramente costano anche molto poco. Quindi si va dai 17-18 euro delle versioni da 8000 mAh a attorno ai 20 euro per quelle da 10.000. Le ho cercati anche su AliExpress. Per vedere quanto costavano importati dalla Cina, e costano molto di più, li ho visti addirittura attorno ai 50 euro. Quindi, se volete un consiglio, approfittate del fatto che sono ora su Amazon, già in Italia, spediti dall'Italia e facilmente acquistabili a un prezzo, ripeto, davvero ottimo, tra i 17 e i 20 euro. Se volete un power bank particolare e esteticamente diverso al solito, questo EMIE Memo è assolutamente consigliato. Se vi è piaciuto il video fate like, sharatelo e continuate a vedere i miei unboxing su Facebook. Grazie mille ragazzi, al prossimo unboxing. Ciao!